Venditalia 2018 continua, siamo allo stand della Magex, una delle aziende più strutturate e ben distribuite nel mondo, un'azienda vicentina che costruisce distributori automatici. Ci troviamo in compagnia di Mauro Maule, il suo direttore commerciale, che intanto salutiamo. Ciao Mauro. Ciao Fabio, come va? Molto bene, bentornato dinanzi agli schermi di vendingtv.it. Il tuo stand è come al solito bellissimo, è pieno di persone, noi stiamo cercando di districarci un tantino e alle nostre spalle c'è la prima novità che tu volevi mostrarci. Che cos'è? Certo, questa l'abbiamo chiamata Colosseo, viste le dimensioni. Questa macchina può distribuire qualsiasi tipo di prodotto. Qui si può vedere ad esempio un MacBook Pro che può essere distribuito agevolmente senza cadere, senza avere scossoni e niente. Questo ha avuto molto successo negli Stati Uniti, dove una grossa catena la sta installando nei centri commerciali e ora anche negli aeroporti. L'ultima installazione l'abbiamo fatta a Las Vegas, in un mall molto esclusivo sulla strip di Las Vegas, dove tutti la possono vedere e provare, e il successo è garantito. E poi ancora da quest'altra parte. Da quest'altra parte andiamo a vedere il nostro modello di punta che si chiama Easy, dove qui la vediamo anche con un'unità satellite per poter distribuire. Qui in questo caso l'abbiamo configurata come una cantina automatica, dove vediamo ci sono varie tipologie di vino prevalentemente locale della nostra zona. Vediamo se il nostro cameraman riesce a inquadrare appunto le bottiglie che sono qui con il display che mostra anche i vitigni, il metodo di lavorazione eccetera. Come fare per poter distribuire una bottiglia di prosecco, tanto per fare un mero esempio? Sì, tanto così per partire andiamo a vedere lo schermo come è composto. Normalmente gira le varie pubblicità e tutto. Qui andiamo a selezionare le varie bottiglie di vino, andiamo a vedere quello che ci interessa, possiamo selezionare oppure possiamo anche andare direttamente a scegliere il numero come la normale vending machine. È veramente un bel giocattolo, complimenti. Le bottiglie sono marchiate Magex? Sì, le bottiglie sono marchiate Magex perché quest'anno è il 20° della nascita della Magex e quindi abbiamo voluto festeggiare con il nostro vino locale marchiato Magex. Qui possiamo vedere sullo schermo, oltre alla descrizione, le varie caratteristiche di ogni tipologia. Possiamo vedere anche il video del vino come prodotto con le caratteristiche principali. E quindi poi è anche un sistema per fare comunicazione visiva. Certo, è una pubblicità. Quindi noi possiamo poi aggiungere al carrello perché possiamo avere anche più prodotti dello stesso carrello. E poi andiamo al pagamento. Qui al pagamento quest'anno abbiamo portato l'applicazione sul telefonino, dove io vado a scegliere direttamente la macchina che sono collegato e a questo punto noi vediamo che la macchina va in erogazione del prodotto. Fantastico, fantastico, eccolo lì, vediamo se riusciamo a inquadrarlo nel frattempo. La bottiglia di prosecco è stata spinta nell'ascensore, si è fermato, eccolo qui. La caratteristica principale che è questo gate che chiude completamente la parte di prelievo del prodotto, che quindi non si può andare a toccare o a prendere gli altri prodotti. Una volta che io ho prelevato il prodotto, andiamo a vedere che la porta si chiude e il gate dietro si apre per fare rivedere tutto il prodotto e rendere così tutti i prodotti visibili. E come puoi sentire, la temperatura che ha il vino è 4 gradi. Gradi. E Mauro, questa rappresenta di certo un'ulteriore novità per Magex, ma continuando in questo stand pluriaffollato di distributori corazzati, rigorosamente corazzati, troviamo il Pro Vision. Che cos'è? Sì, il Pro Vision è la nostra linea base, diciamo, la classica vending machine con l'erogazione verso il basso
l'ascensore che agevola il prodotto in modo da evitare la caduta, però la caratteristica è un distributore blindato che ha grandissime capacità, però è sempre blindato. E di fianco vediamo il modello Smart, che è lo stesso distributore, però che ha 6 canali invece di averne 14, quindi adattabile dove ci sono spazi ridotti. Andiamo avanti, c'è lo Space Shop. Che cos'è lo Space Shop? Il nome dice già qualcosa? Diciamo che è un distributore multiprodotto e multicategoria, perché in questo distributore si possono fare diverse attività. Qui l'abbiamo messo come esempio per distribuire chiavi di automobili per un'azienda di noleggio auto, oppure distribuire le chiavi per Airbnb, per le chiavi degli appartamenti, degli hotel, e anche come libreria automatica con noleggio e restituzione dei libri. Molto interessante. Continuiamo ancora a destra e troviamo New Design, addirittura con il punto esclamativo. Sì, sì, perché questa è la nostra macchina a meno 25 gradi che l'abbiamo ridisegnata e resa ancora più blindata. Questa ha la caratteristica che può essere installata completamente all'esterno, sulla strada, ed eroga il prodotto a meno 25. Però la caratteristica principale è che può distribuire anche prodotti di una certa dimensione, dalle buste surgelate ai piatti pronti. E anche in questo caso può... ecco qui, sì. E anche in questo caso touchscreen, per rendere l'esperienza di acquisto interattiva e piacevole. E la porta di prelievo, che normalmente è sempre bloccata, e si sblocca solo al momento dell'erogazione. Andiamo avanti, troviamo Easy 14, una macchina che già, voglio dire, è già un colosso, così come si vede, ha 14 selezioni e credo delle caratteristiche simili a quella che abbiamo visto, alla Easy che abbiamo visto dall'altra parte. Sì, della linea Easy, la chiamiamo 14 perché ha 14 selezioni, anche questa ha il nuovo sistema col brevetto, dove si può nascondere il prodotto e protegge al momento dell'erogazione. Però anche la caratteristica di avere un elevatore molto capiente, e quindi ci permette di fare anche un carrello della spesa, quindi mi permette con un'unica transazione di andare ad acquistare più prodotti e averli erogati tutti nello stesso momento. Ecco, vediamo, in questo caso stiamo prendendo un prodotto Viva la Mamma, lo selezioniamo, andiamo avanti. Con i 3 contraprodotti selezionati, facciamo sempre, un attimo solo, ecco qui, facciamo il pagamento col telefonino direttamente, quindi si interfaccia direttamente con l'app, ok. Adesso vediamo l'erogazione dal primo prodotto che è sotto, quindi prendiamo il primo con la bibita. Poi qui vediamo la tapparella, in questo caso facciamo vedere la demo che apre e chiude continuamente per far vedere com'è questo sistema. Adesso preleviamo il piatto pronto. Andiamo avanti. E andiamo a prelevare anche un tramezzino. Dopodiché, una volta, ecco, dopodiché qui, si ferma il tappeto. Si ferma qui e qui non mi devo inchinare, prelevo direttamente. La macchina ha un sensore che sente quando ho prelevato il prodotto e solo a quel momento chiude la porta. È anche molto educata questa signorina. Sì, beh, naturalmente tutte le nostre macchine hanno l'audio e parlano direttamente in tutte le varie lingue, perché abbiamo multilingua reale sia come audio che come descrizione di prodotti. Ecco qui. Possiamo selezionare le varie lingue e quando io seleziono il tedesco mi dice che è in tedesco e diventa tutta anche la descrizione, è tutto in tedesco. Beh, Mauro, io appoggio intanto questo qui e la ricevuta che nel frattempo ho strappato qui. Ecco, perché qui altrimenti dovremmo avere 4 mani, 6 mani ciascuno, insomma. Mauro,
ancora una volta siete avanti, Magex supera se stessa, fa evolvere il concetto di vendita automatica in luoghi privati e in luoghi pubblici. Il Colosseo è di certo una macchina iperfunzionale, perché attraverso il Colosseo può essere venduto davvero di tutto, tranne che le automobili, insomma, perché altrimenti fisicamente adesso, non ci vanno. Per adesso no, dai. Per adesso no, ecco, ecco. E invece Easy 14, anzi la nuova Easy 14, è la macchina che di fatto rappresenta la vostra vera novità. Voi siete un po' in tutto il mondo, vi trovate in Italia, in Sudafrica, in Argentina, in Canada e vi state ramificando in più posti del mondo. Avete una rete commerciale abbastanza capillare, però c'è sempre, sai, chi dice ma io non so come entrare in contatto e così via. Qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui possono scrivere per entrare in contatto diretto con voi e chiedere maggiori informazioni, evidentemente, rispetto ai vostri distributori? Beh, Fabio, è semplicissimo: info@magex.it. Scrivete a info@magex.it per entrare in contatto diretto con Magex. Grazie, siamo molto stanchi entrambi, questa fiera ormai è sfibrante ma è quasi finita, io ho ancora da fare qualche intervista, saluto a tutti loro. Arrivederci al 2020, alla prossima edizione di Venditalia. Ciao a tutti. Ma nel frattempo restate informati seguendo le novità di Magex su veninews.it, il quotidiano di informazione dedicata alla distribuzione automatica, e naturalmente Veninews, il bimestrale di approfondimento della distribuzione automatica. Io corro per fare tante altre piccole interviste. Ti lascio nel frattempo ai clienti che educatamente venivano spostati in ragione della camera che doveva inquadrarci. Grazie ancora Mauro e alla prossima occasione. Alla prossima, ciao Fabio, grazie. Io continuo.